si chiamava Anna Usidova ed è morta perché per l'appunto non sopportava più quegli insulti che nella fattispecie erano «Pecunano sembri una maiale». Non sono queste le parole che hanno fatto traboccare la povera Anna, che non è riuscita a sopportare quegli insulti di natura cattiva, di natura austera nei suoi confronti da parte del marito, la quale si era però separata, rischiava anche di perdere l'affidamento del figlio Gleb, i soli 8 anni di età. Così ha scelto di farla finire, di uccidersi, di togliersi dai piedi, si è lanciata all'autopiano con il suo bimbo in faccia, in braccio. Ha portato via con sé il figlio, si è uccisa non accettando più quegli insulti e le conseguenze dell'intervento chirurgico rivelatosi però inutile. Si era rifatto il naso sul consiglio di chirurgo, ma da quel giorno la sua vita cambiò in peggio. Fatico a sorridere, scriveva su Facebook la bella donna. Quando provo a farlo le narici mi si allarga il mio marito, mi fa il verso del maiale quando mi vede o quell'arma scatola della stupida. Si è lanciata all'ottavo piano, ha lasciato un biglietto d'addio. Voglio felicità e pace per il club. Lui è cresciuto nella rabbia. L'ingresso per l'ascolto è più cermento, una storia dunque drammatica, di una ragazza da una triste che non sopportava più quegli insulti così.